ascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un interessantissimo romanzo storico dal titolo Il Cavaliere Errante, Terra Straniera di Giovanni Melappioni. Sono 388 pagine per soli 218 euro e lo potete trovare su You Can Print. Un romanzo storico ambientato a partire dall'anno 1109, quindi siamo proprio nel cuore del Medioevo e noi abbiamo come nostro ospite l'autore Giovanni Melappioni, a cui io non rubo tempo e do subito la parola perché ci parli di questa terra straniera, Cavaliere Errante. Prego, Giovanni. Salve, salve a tutti, un saluto a Maurizio e a tutti quanti siano intervenuti per ascoltare la narrazione, diciamo, il perché Il Cavaliere Errante è un romanzo di avventura storica ambientato soprattutto nel 1109, quindi è una data un po' particolare e perché no, pur essendo un romanzo storico, i personaggi, i grandissimi personaggi che di solito caratterizzano queste narrazioni vengono un po' tenuti da margine, a favore invece di perfetti sconosciuti che mi hanno permesso di raccontare, oltre che una, spero, gradita avventura storica, anche però l'epoca nella quale essa è ambientata. Il romanzo nasce come primo volume di una serie. Il protagonista è Guibert, un cavaliere della Terra di Francia che si è ritrovato a combattere nella mia precedente trilogia, di cui magari accenneremo successivamente, si è ritrovato a combattere nell'Oriente, nella spedizione di Boemondo di Taranto contro l'imperatore Alessio dell'impero romano orientale. Ma io sono per quella parte di storici che dice impero romano perché ritengo ci sia continuità. Però a onore, diciamo, di cronache medievali, anche diciamo più vicino a noi, Impero Romano d'Oriente. Bizantini cercherò di non utilizzarlo mai. Nei miei testi non lo faccio. Guibert ha combattuto contro Boemondo perché la sua vicenda raccontata nella trilogia parte dal presupposto in sostanza di una vendetta nei confronti di un normanno che gli ha sterminato la famiglia. L'arco temporale di quella prima trilogia era dal 1106 al 1109. Mi sono ritrovato nel corso della prima stesura della trilogia che si chiama Il Giglio e il Grifone ad avere moltissimo materiale per ambientare la storia nella mia terra. Questo era uno dei miei desideri più grandi, da sempre, da quando ho iniziato a scrivere. Terra Straniera, il romanzo di cui parliamo oggi, è il mio decimo romanzo. E sin dal primo io avrei voluto parlare di casa mia, ambientare una storia qui. Ho sempre però pensato di dover prima di tutto costruirmi l'ossatura da narratore, essere uno scrittore in grado, e ovviamente scoprirlo se lo fossi, però tentare di essere uno scrittore in grado di emozionare, di fare quello che devono fare i buoni scrittori. Non si tratta di catechizzare il lettore, ma di emozionarlo, di portarlo in una storia, che è la storia che uno sta scrivendo, la storia che ha scritto, e farlo vivere all'interno di quella storia quante più emozioni appunto possibile. Ecco perché quindi ho intrapreso una carriera che è stata anche una formazione da parte mia per poter giungere poi effettivamente a questo romanzo. Anche se la storia io ancora non l'avevo bene in mente, sapevo che avrei dovuto scrivere della mia città fortificata, della mia città Civitanova medievale, che noi chiamiamo Civitanova Alta. Avrei voluto veramente, con tutte le mie forze, sin dal primo giorno in cui ho iniziato a scrivere, ambientarci una storia. Terra Straniera finalmente risponde a questo mio desiderio. Ovviamente la storia non è un semplice panegirico di evocazioni di una città alla fine cara a me ma sconosciuta al lettore. È una storia che si fonda su fatti reali, dove non i fatti e le cronache purtroppo hanno un vuoto, fatti realistici, quindi ho utilizzato la filologia storica al massimo. Non ho assolutamente forzato la mano su nulla, anche perché io ho una formazione accademica da storico del Medioevo. Quindi ho combinato un po' quella che è tutta la mia preparazione per una storia che possa essere avvincente, ma ovviamente anche rigorosa. Dicevamo di Guibert, dopo aver combattuto appunto in Oriente contro Boemondo, si ritrova a dover dare un senso alla sua esistenza, perché nella precedente trilogia lui in qualche modo giungeva ad un punto.
una vita, la sua, è molto giovane questo ragazzo, una vita vissuta molto in fretta, è dovuto maturare velocemente e si è ritrovato sulle coste dell'Epiro a domandarsi chi fosse e dove andare dal momento che la precedente trilogia appunto era terminata, io cerco di non svelare molto, e in qualche modo lui era arrivato nel momento in cui al momento in cui aveva tanto desiderato, ottenendo però cosa? Non sapere come proseguire. Ecco che ho imbastito quindi un suo viaggio in mare verso un non ben identificato punto o meta che lui comunque stava cercando di intravedere, ma intanto si muoveva, e giunto, durante questo viaggio, giunto nelle coste dell'Adriatico che affacciano proprio davanti alla mia cittadina. L'emozione da parte mia era quella di raccontare la mia terra con gli occhi di una persona che non c'era mai stata. Quindi, oltre a dover immaginarmi la mia terra nel Medioevo, perché qui nelle Marche ci sono moltissimi borghi, alcune guide turistiche dicono borghi medievali, però in sostanza di medievale non c'è nulla, sono tutti borghi che hanno una planimetria proto-medievale, sono stati lasciati così come li troviamo dal 700-800, quando c'è stato il revival del Medioevo romantico. Quindi il vero Medioevo qui da noi può essere soltanto in qualche modo immaginato. Non abbiamo grandissimi resti, anche perché la storia delle Marche è anche in qualche modo minore, non significa minoritaria, però è dato di fatto che non è nato nessuno di eclatante da un punto di vista della storia medievale nella città di Civitanova Marche. E questo ce lo dicono le cronache. Quindi ho cercato di creare una situazione che potesse essere immediatamente per il lettore di acchiappo, di fascino, di puro fascino. Ecco che si combinava bene in quel periodo un fatto storico reale. Il rettore della Marca, che era un ufficiale degli imperatori germanici, in questo caso diciamo di Enrico V, perché era proprio il periodo di regno come re d'Italia e imperatore di Germania, è Enrico V, si chiamava Guarnieri Werner di Lenzburg. Questo Guarnieri, ad un certo punto, che era anche duca di Spoleto, viene ricordato nelle cronache locali, io ho spulciato proprio negli archivi, anche come, oltre che rettore della Marca, quasi come signore della Marca. Tant'è che la Marca Anconitana, quella che includeva Ancona, l'entroterra fino ai Sibillini e Civitanova Marche, che era un po' contesa con la Marca Fermana, all'epoca si stavano ancora definendo i confini, viene chiamata Marca di Guarnieri. È un fatto molto importante, perché quest'uomo, pur essendo un subordinato dell'imperatore, siamo nel pieno delle lotte delle investiture, quindi immaginiamo che era un momento storico nel quale o sei con me o sei contro di me, momento molto particolare, adesso che si combina con un altro che adesso vi dico subito, ma avete già intuito, che è quello dei liberi comuni. Questo Guarnieri si era imposto nel territorio con una tale forza da cambiare il nome della regione con il proprio. Sappiamo poco di lui, sappiamo un pochino di più del figlio, però ciononostante, come personaggio storico intorno al quale cucire, in sostanza creare una storia, ho scelto lui. Quindi Guarnieri che cosa fa? Nel mio libro lui appoggia ovviamente non i liberi comuni, perché il libro comune, ossia l'assemblea decisionale a livello giuridico, giurisdizionale e legislativo dei cittadini più abbienti, più in vista delle singole comunità, non poteva essere una forma di governo che potesse andare bene all'imperatore, anche perché il comune fondamentalmente nasce per arrogarsi, per portare, diciamo, per colmare dei vuoti che nessuno a livello, diciamo, di cancelleria imperiale ammetteva di aver creato. Però questi vuoti c'erano, vuoti soprattutto a livello giuridici o legislativi, erano forti. Il comune non nasce per scalzare l'imperatore, ma nasce proprio perché, normalmente, nasce perché va a colmare delle esigenze che non venivano più soddisfatte. Se dobbiamo aspettare che l'imperatore scenda in Italia per decidere, anche in alcuni casi, anche dei confini proprio tra la mia terra e la sua terra. Ma quando finiamo mai? Se gli imperatori vengono giù ogni 20 anni, ogni 10 anni, a meno che non ci sia una guerra. Io e il mio vicino, come facciamo a sapere di chi è questo poggio, questo campo? Oppure, addirittura nei casi più gravi, quando si doveva giudicare l'omicidio, la ribellione, la rivolta, chi si occupa dei briganti? Chi ci va?
chi è proprietario della terra nel quale questi briganti si sono insediati, o dobbiamo aspettare che l'imperatore mandi dei suoi ufficiali? Ma come facciamo? Ecco che quindi si formano in qualche modo dei gruppi che noi conosciamo come di boni homines, ma anche di milites, perché ci sono ovviamente dei guerrieri all'interno di queste cerchie decisionali. I consoli sono figure che vengono fuori dalla milizia minore, la milizia locale, mentre i grandi conti sono lontani o comunque in qualche modo impossibilitati a prendere decisioni a livello locale. Ecco che i piccolini si organizzano. E Chimera arriva quindi in un momento in cui si incrociano queste due grandi realtà, la nascita del comune e dall'altra parte una prima resistenza da parte degli ufficiali imperiali. Il rettore della Marca fa resistenza sulla creazione dei comuni, ma non può fermarli. Ecco che utilizza dei vicari, cioè degli uomini a lui strettamente legati, che in qualche modo arginano quelle che sono le forme più indipendentiste, chiamiamole così, anche se è un po' una forzatura. Nessun comune voleva l'assoluta indipendenza. Il principale problema, vi dicevo, era che volevano che ci fosse continuità di potere, perlomeno. Se tale forma di governo è necessaria per andare avanti, ci vuole che sia costante. Se invece andiamo avanti come un elettrocardiogramma, è chiaro che non funziona più. E tra l'altro l'uomo medievale, tutti gli uomini, ma l'uomo medievale in particolare, senza nessun tipo di tutela che noi diamo per scontata, aborriva soprattutto il caos. Questo è quello che ci viene proprio, ma non solo dalle cronache, ma persino le canzoni, persino le chanson ci parlano di questa situazione in cui il caos, cioè l'anarchia, era uno dei timori più grandi, quasi un horror vacui, ovviamente, però della vacuità di potere, perché chiaramente no, un uomo che non riesce ad avere una vita tranquilla non è che avrà la pensione, non è che avrà un assistenzialismo, non esisteva l'assistenzialismo statale. Sembrano baggianate, ma è molto importante per entrare nella mentalità dell'epoca. Quindi, piuttosto che creare uno stato di anarchia e completa ribellione, i comuni cercano, cioè gli uomini dei comuni cercano di creare delle, potrebbero essere delle leghe alla fine tra di loro, delle consociazioni nelle quali si danno una sorta di autogoverno. Ecco che Guibert arriva in un momento molto critico. Questo ovviamente è una mia invenzione, sono andato a colmare un vuoto perché nel 1109 noi non abbiamo nulla su Civitanova, non c'è cronaca, tranne che alcuni documenti precedenti parlavano dell'installazione all'interno delle mura, quindi un incastellamento, di alcune figure, diciamo, abbiamo dei nomi, Raldo, Rodaldo, che erano fratelli, poi la famiglia degli Aldonensi, che abitavano nelle campagne e in realtà sono andati a vivere all'interno del comune, in un periodo che corrisponde con quello che presumibilmente è proprio la formazione della prima, diciamo, assemblea di cittadini abbienti e elezioni di consoli. In questo contesto ho inserito una sorta di piccola ribellione, quindi la cacciata del vicario del rettore della Marca da Civitastona. La cacciata perché? Perché ovviamente i vicari erano né più né meno che dei plenipotenziari esterni e quindi atti, come in moltissime altre situazioni, a fare principalmente i propri interessi. Dato che l'assemblea che noi conosciamo come, per dire, anche come arengo, io non so come la chiamassero qui a Civitasnova, in altri comuni viene chiamata arengo. E attenzione, perché attraverso i mercanti, i monaci, gli itineranti, tutti i grandi viaggiatori del Medioevo, e nel Medioevo si viaggiava, certi nomi iniziano a diffondersi, quindi presumibilmente, che lo chiamassero arengo o meno, arrivavano anche informazioni da altri comuni e altri comuni ne ricevevano su come organizzarsi. Quindi, diciamo per capirci, questo arengo ha cacciato nel momento in cui arriva Ghiber il rettore da pochissimo. Ovviamente il rettore non ci sta. Tenete presente che non si tratta di un saggio storico, ma di un romanzo. Quindi il rettore della Marca e ovviamente il suo vicario tentano in tutti i modi di riprendere il controllo della cittadina di Civitasnova. Civitasnova, su impulso di Ghiber, non può resistere ovviamente ad un attacco diretto. Cosa fa? Dice: in questo momento Enrico V e il Papa, il Papa legittimo che aveva appena scacciato l'antipapa, tra l'altro protetto dal rettore, quindi un po' gli elementi del thrilling storico ci sono tutti,
In questo momento il Papa e l'impero, il Papato e l'impero, nonostante siamo in piena lotta di investiture, sono in un attimo di calma. Infatti, le cronache parlano di Enrico V che scende in Italia, ma quasi un anno e mezzo dopo l'inizio del mio romanzo, nel 1111. Cosa ho pensato? Che l'unico modo per poter salvarsi per Civitanova fosse creare un moto di ribellione anche nei comuni a fianco, cioè i suoi vicini, e quindi in questo caso Mons Causario, che è l'attuale Montecosaro, Mons Sancto, che è Potenza Picena, e via così, poi questi sono nomi che uno scopre nel romanzo, in modo tale da dare al rettore che stava per tornare, che sta per tornare, uno status quo che l'avrebbe in qualche modo fermato. Perché? Perché né l'impero né il papato in questo momento avevano nessuna voglia, diciamo, di ricominciare il loro scontro. Ecco che quindi è tutto un muoversi questo romanzo di piccoli scontri, imboscate, sotterfugi e incontri notturni e tradimenti tra tutte queste figure perse nella storia, ovviamente, all'ombra delle gigantesche, perché aleggia ovviamente il ritorno di Enrico V, è nell'aria. Il fatto che il rettore della Marca storicamente diventerà una sorta di plenipotenziario, fa già, cioè, da parte mia già lo so, però dovrebbe far pensare al lettore che comunque qualcosa di tosto accadrà, cioè ci sarà qualcosa. In più, ovviamente, ho inserito degli elementi per dare ancora più verve alla storia, tra cui in questo primo romanzo giocano un ruolo un po' marginale, nel secondo avranno ovviamente più spazio, alcuni equipaggi di slavoni, come vengono chiamati qui da noi, in realtà sono elementi, diciamo, autoctoni della Croazia o di quello che è stata l'ex Jugoslavia costiera, quindi non proprio dei Balcani, perché talvolta si tende a chiamare Balcani tutta quell'area là, perché è la penisola balcanica, però diciamo che dalmati, croati e quant'altro sono diversi dai serbi, sono diversi dai bulgari, molto diversi. All'epoca erano anche molto aggressivi nella zona, oltre ai numerosi raid saraceni, che sono il motivo per cui quasi tutti i borghi fortificati di quest'area costiera sono in collina, pur avendo aspirazioni marittime. Tutte quelle dell'area costiera, non ci sono costruzioni prima del 1200 stabili lungo la costa. Ovviamente costruivano, ma erano costruzioni, erano edifici, abitazioni, borghi, quello che volete, che continuamente venivano saccheggiati, attaccati, distrutti, ricostruiti in un continuum. E invece i borghi di collina a 7, 8, 10 km dalla costa, li conosciamo oggi nella chiave che vi ho detto un po' romantica, però effettivamente nel Medioevo erano lì e avevano quasi tutti l'impianto di mura che noi vediamo qui oggi, anche se ricostruite, quindi a livello perimetrale. Ecco quindi che questa storia vuole raccontare non soltanto ovviamente la mia terra in una maniera autoreferenziale, l'avrei fatto come primo romanzo. Volevo anzitutto incuriosire con la mia terra, ma volevo farla conoscere a tutti i miei lettori e avere appunto moltissimi lettori ai quali sono giunto con tutta la serie di romanzi che ho scritto ovviamente in precedenza. E quindi, oltre ad essere quindi una piccola vetrina per la mia città, un mio tributo, vuole essere però anche un'epica della mia terra. E quindi il carattere epico, il carattere, diciamo, il respiro epico, l'afflato epico c'è. Perché io mi sono ispirato moltissimo alle chanson de geste, che non parlano quasi mai di personaggi famosi. Cioè, quando parlano di Guillaume, di Guy, di Onfroy, di questi nomi, sono eroi che tutti all'epoca conoscevano, ma erano eroi che noi non riusciamo quasi più a ricollocare nella figura storica di riferimento. Possiamo trarre diciamo, abbiamo degli indizi, ma la maggior parte di quei personaggi che ancora oggi ci affascinano sono i cavalieri di Re Artù, sono i paladini di Carlo, che ovviamente non sono storicamente stati come noi li conosciamo adesso a livello, diciamo, di grande pubblico. Ecco che quindi volevo dare appunto a questi personaggi che operano proprio come nelle chanson de geste, all'ombra dei grandi personaggi storici reali,
o sotto l'ala protettrice o contro, quindi l'imperatore per dire del roman de Silène, no? L'imperatore che non viene nominato, perché tutti sappiamo essere probabilmente, presumibilmente, uno dei successori di Ludovico il Pio. Alla stessa maniera, qui, da noi, qui nel mio romanzo c'è il rettore della Marca, quindi c'è una sorta di sigillo storico, ovviamente. Però i personaggi sono fatti proprio per arrivare al cuore dei lettori con i quali identificarsi, senza poi però stravolgere la vita di nessuno. Una cosa che, ad esempio, io non riesco proprio a fare è prendere un personaggio storico esistente e narrare la sua storia romanzandola. Questo è il mio grandissimo limite. Ciò non significa che forse un domani non riuscirei a farlo, però parlare tipo di Federico II da sin da bambino e farlo crescere in un romanzo è un qualcosa che io non mi sento di poter fare, per rispetto forse della figura, non so, non per abilità, perché un romanzo lo puoi scrivere ci sono delle tecniche che ti fanno scrivere di qualsiasi cosa, puoi scrivere quello che vuoi, quindi non è che un personaggio storico non lo puoi far parlare, o non lo puoi far sbucciare in una caduta da bambino, non lo puoi far amare una donna, è chiaro che è identico come trattamento. Ecco perché quindi anche nella precedente trilogia del Giglio Grifone, Boemondo di Taranto, il re Filippo I di Francia, sono personaggi di cui tutti parlano, che a volte vengono intravisti, che a volte agiscono vicino ai personaggi, però io non parlo mai di loro. Ecco, non sono mai loro i miei protagonisti. È un modo di scrivere che forse somiglia più al romanzo d'avventura che al romanzo storico, propriamente detto. E quindi Terra Straniera, io lo definisco sempre un romanzo d'avventura storica, perché la parte storica è ricostruita precisa, quindi non troverete pettorali d'acciaio, non troverete meloni, scusate, volevo dire, non troverete prodotti comunque che vengono da un altro continente non ancora scoperto, volevo dire patate, ma è venuto meloni, probabilmente perché è estate, l'estate alle porte, quindi non troverete questi, neanche i micro errori, perché la cura di solito che io tengo ad avere è abbastanza maniacale, come se fosse il mio marchio di fabbrica. Allo stesso tempo, però, vi dicevo, ci sarà un afflato proprio epico nel quale questo personaggio, Kyber, sarà ovviamente larger than life, come dicono in Inghilterra, nel senso un personaggio sulle cui spalle ricadono grandissimi crucci, grandissime imprese, e che chiaramente lui deve affrontare come un moderno, un medievale Teseo, un Achille o quant'altro. Ecco che ritorna l'epica, però quella classica. Fondamentalmente questa è la mia formazione. Sono perfettamente consapevole della mia formazione, quindi non la nego, e i miei romanzi tentano in qualche modo di raccontare con un linguaggio molto moderno, quindi per arrivare ovviamente al pubblico di oggi, tentano di raccontare un'epica, un'avventura fine a se stessa, cioè l'avventura per l'avventura. Vi racconto un aneddoto che forse vi può spiegare in qualche modo chi è Melappioni Giovanni come scrittore. Io, quando ho pubblicato con Meridiano Zero, perché io ho avuto pubblicazioni, questo è l'ultimo Terra Straniera, ma anche i precedenti sono pubblicati, autopubblicati, faccio tutto da solo. Però ho avuto anche pubblicazioni con la Rai. Il mio libro Missione d'Onore è stato pubblicato dalla casa editrice della Rai, che si chiama Eri. Poi ho pubblicato con Meridiano Zero, una media casa editrice che fa riferimento ad Odoia, che è una casa editrice invece di tutto rispetto. Quindi i miei romanzi in qualche modo sono arrivati anche nelle mani di persone del settore, e uno dei Wuming mostrò interesse per Forgiati dalla Spada. Si parlò di fare qualcosa insieme, ma poi disse: guarda, il romanzo è bellissimo, però è un romanzo che parla di Medioevo, ma non c'è nessun riferimento all'oggi. Non riesco a trovare un modo per agganciarlo, per poter fare, come fa Wuming, il passato al presente. Quindi creare una situazione anche per il pubblico di questa eventuale presentazione, ma per il loro pubblico, che fosse in qualche modo di critica del presente attraverso l'analisi del passato. Ecco, questo è Melappioni. Cioè, i miei romanzi sono puro intrattenimento storico. Sono precisissimi, perché io faccio molta attenzione su questo. Però non ho mai scritto per poter raccontare il presente. L'ho fatto solo per raccontare una storia. E ecco che tutto questo, ritornando indietro al ritroso, finisce appunto nelle chanson de geste, che dovevano raccontare una storia ai contemporanei.
e non raccontare una storia precedente per poter poi in qualche modo fare una critica del presente. Quindi raccontavano storie di intrattenimento che non mancavano ovviamente di morale, ma erano morali molto spicciole. Chiaramente nel mio romanzo c'è una grande storia d'amore e ci sono diverse storie di amicizia. Però io non la definirei la mia una scrittura volta a spiegare l'amicizia ai giovani o a far vivere, non so, una storia d'amore in modo tale che la donna appaia in qualche modo troppo moderna. Sono tutte connesse, connaturate al periodo storico che io racconto. E questo è il mio tratto, diciamo, la mia pennellata, se così vogliamo, se vogliamo chiamarla. Pennellata d'autore. Una pennellata d'autore, diciamo, sì. Pennellata d'autore. Ascolta, no, invece io trovo interessante l'ambientazione geografica del tuo romanzo, perché parlare della propria terra, pensando anche a un'ipotetica promozione di un territorio, è un'operazione ammirevole, no? Poi le Marche sono terra di grandi figure, di grandi personaggi. A me viene subito in mente un neonato nella piazza di Jesi, per esempio, no? O mi viene in mente un santo a Monte Prandone, con una biblioteca di manoscritti meravigliosa, San Giacomo della Marca. Sì, no, ma no, non è che sono mancati chiaramente. Che se uno prende uno Zorzi, manuale storico, purtroppo delle Marche sentiamo parlare solo di Federico II, che è nato a Jesi, solo perché c'è nato, ma non perché Solo poi per abbia il passaggio, fra l'altro. di passaggio. Sono molti personaggi di passaggio. Però il posto è affascinante. Più la promozione del territorio è anche, non è chiaramente cioè, che io possa promuovere il territorio sarebbe un onore. Io più che altro volevo cantare una canzone della mia terra e volevo farlo fuori dal recinto dell'autore locale che si stampa il libro da solo, lo distribuisce agli amici, fa una piccola conferenza in comune, tante pacche sulle spalle ed è finito lì. Cioè, io volevo proprio raccontare della mia terra quando questa mia terra potesse appunto essere letta in tutta Italia. Uno dei messaggi più belli che ho ricevuto, un ragazzo si chiama Mario, io, se mi dirà poi successivamente che vuole essere proprio citato per intero, dirò anche il cognome, mi ha scritto: mi hai messo addosso una voglia matta di venire a Civitanova. E lui è dell'Alt'Italia, non lo conosco di persona. Mi ha scritto nella mia pagina autore, Giovanni Melappioni, raccontare la storia, dove io in qualche modo cerco anche di far sentire, di far proprio assaporare la storia, medievale soprattutto, ma nell'ottica di come se fosse un cantante che fa sentire uno strimpello o un singolo, no? Un pezzo della sua scaletta, in modo tale da invogliare poi il pubblico a scoprire l'intero album. Quindi è una pagina che non è che vuol fare divulgazione, che riesce molto bene ad altre pagine, anche meglio di quello che faccio io. È una pagina che comunque fa divulgazione, ma perché vorrei far sincerare i miei lettori sull'autenticità delle mie ricerche, sulla serietà delle mie ricerche, che poi diventano appunto queste storie, perché la storia vincente la si può collocare ovunque. La storia storica ha necessità di ricerche molto, molto strette, secondo me. Si leggono a volte delle sciocchezze anche nei grandi, solo perché praticamente quel dettaglio non è stato ricercato o magari non viene ritenuto importante. Però questo io non lo posso fare, prima di tutto, perché prima di essere romanziere sono uno storico. Non sono diventato uno storico di professione perché ho percorso altri lidi a livello professionale, perché la vita è sempre tutto quello che ti accade mentre progetti di fare altro. Però lo scrittore l'ho voluto fare veramente. Ma è venuto dopo, quindi non potevo più a quel punto dire: ok, lascia stare la parte storica, se devi metterci, che ne so, che mangiano col coltello e forchetta, lo fai perché la scena è bella. No, questo purtroppo, o per fortuna, a me non viene più. Non viene mai, cioè non riuscirà mai a venire. Quando leggo non diciamo il nome, però è uno che ha scritto tanti libri. Quando leggo che durante l'assedio di Gerusalemme nel 1099 il protagonista si mette un elmo integrale che non c'erano, e allora dici: ma anche tu mi cadi su questo?
Ecco, Questa ecco. narrativa e cinema, da questo punto di vista, sono pieni Sì. di questo tipo di situazioni. Quindi. Però posso capire il cinema che deve essere evocativo, la narrativa ha tutto un altro respiro. Non è così necessario, perché poi dipende anche da che cosa rappresenti sulla pellicola, sullo schermo. Ci sono delle storie talmente Certo. belle di loro che basta soltanto portare la storia al grande pubblico così com'è, non c'è bisogno di inventarla e snaturarla in ragione di un effetto che magari si pensa molto più avvincente. Comunque, è un discorso, questo è tutto un altro discorso e È un sarebbe altro discorso, sì. Sì, lunghissimo. Io ti ringrazio tantissimo. Intanto ricordiamo il titolo del libro, che è Il Cavaliere Errante, Terra Straniera, di Giovanni esatto. Lappioni. Sono 388 pagine per 18 euro, lo trovate anche in libreria, ma anche su You Can Print, che l'ha appena pubblicato da pochissimo. E io ti ringrazio molto per aver accettato di presentarcelo. Ma grazie a voi dell'opportunità. Ricordo solo che Il Cavaliere Errante è il nome della serie, in modo tale che così si può seguire, e Terra Straniera è il titolo, diciamo, del primo volume, giusto per specifica, in modo tale che poi, quando verranno i successivi volumi, seguite Il Cavaliere Errante. Va bene, grazie. A presto. Mi A auguro presto. di Grazie, auguri a voi per qualsiasi attività che sostengo e ammiro. Italia Medievale è un portale di tutto rispetto e lo consiglio. Grazie, ci fai arrossire. Ciao, buona giornata.